Buon pomeriggio a tutti, cari amici di Barba Biancorossa, benvenuti in questo nuovo video. Dunque, presentazione quest'oggi da parte del mister nella consueta conferenza stampa pre-partita di Cremonese e Bari che si giocherà, lo ricordiamo, sabato sera, ore 20:30, se non sbaglio. Partita, che per molti, anche per le forzate assenze in casa Bari sarà molto tosta, impegnativa, insomma una partita tutta da giocare, però una partita che potrebbe rivelarsi a tratti anche proibitiva, un po' per le mancanze, come detto, della squadra biancorossa, oltre ai vari problemi di natura fisica che hanno colpito purtroppo Menez da una parte e Diav dall'altra, gli squalificati, Maita di Cesare e ovviamente il Derrico, ricordando le 4 giornate di squalifica. Il Bari si presenterà allo stadio Zini con un organico abbastanza ridotto. Questo però per mister Mignani non vuol dire abbassare la guardia, non vorrà dire mettersi, chiudersi all'angolo e subire quelli che saranno gli attacchi dei grigiorossi, ma saperne uscire in qualche maniera. Ha svariato un po' su alcune situazioni, sia tattiche di gioco, ma i concetti tattici presenti nel Bari e presenti nella filosofia calcistica di Mignani, quelli non cambieranno quasi mai, lo sappiamo, è un allenatore, se vogliamo, alcuni lo etichettano come integralista del 4-3-1-2, però questo sarà un anno un po' particolare perché ovviamente non ci sono gli interpreti dello scorso anno e quindi con nuove presenze all'interno della rosa ci saranno cambiamenti anche in corso d'opera, anche in partita. Si è soffermato anche sui chiaramente sui possibili avversari che sono retrocessi dalla Serie A, hanno grandi aspettative e chance comunque di ripresentarsi nuovamente nelle vette alte della classifica, quindi per poter ambire a quello che potrebbe essere un loro ritorno, così come lo speriamo ovviamente anche noi nella massima serie. Questo chiaramente, il fatto che si è diversi a livello di organico quest'anno, non vuol dire che il Bari ci proverà, anche se molti, mi ci metto anche io. Sono, non dico delusi dal mercato che è stato fatto, però sicuramente ci aspettavamo qualcosa di più e mi sembra che non sia qualcosa come lesa maestà parlarne, voglio dire. È un po' quello che pensiamo in molti, ecco, credo che non andiamo tanto lontani dalla verità, però il mercato è ancora di lì a concludersi tra pochi giorni. E il DS Pulito ovviamente sta lavorando per poter trarre il massimo beneficio. E, a proposito di nomi, appunto, i nomi che potrebbero scaldare un po' l'ambiente sono quelli di Aramu in particolar modo e di Coda, tutti e due tra l'altro appartenenti al Genoa. Coda c'è anche la Sampdoria su di lui, quindi voglio dire. Insomma, difficile battersi se vogliamo con la nuova società di Radrizzani, qualora vi fosse trattativa aperta tra le due squadre. Però questo non vuol dire che contatti ci siano, sono in corso e vediamo che cosa deciderà l'oramai 34enne Coda, che però in Serie B il suo lo fa sempre. Aramu, se non mi sbaglio, anche Gliozzi del Pisa sono giocatori che Mignani ha avuto sotto la sua, diciamo,
protezione, ecco, da allenatore nel suo passato. Se non mi sbaglio, al Siena dovrebbe essere. E Puskas, sempre al Genoa si ritorna. Puskas è un altro obiettivo, è stato presente, se non mi sbaglio, nella stagione 2015. Ce lo ricordiamo bene per quel gol del pareggio con Bari Novara, poi perdemmo per 4-3 con quel palo rete da fuori area che ci fece a noi in curva gioire, non solo, ma anche portarci appresso dei danni fisici che poi purtroppo non sono serviti a nulla. Chiaramente il discorso attaccanti è quello che più preme, l'allenatore l'ha detto, ne servono due, anzi, dovesse partire il francese Schindler, ne servirebbero tre, queste sono state le sue testuali parole. Anche in difesa occorrerà fare qualche cosa, occorrerà prendere un'alternativa a Ricci, un'alternativa di forza e sostanza, che lo possa, perché no, anche sostituire. In difesa ci sono due soldati, come li ha chiamati Mignani, le alternative a Di Cesare e a Vicari, che sono Matino e Zuzek, quindi loro sono sempre pronti e disponibili. Dorval è un terzino moderno, continua ancora il mister, è un terzino che sa fare tutto, chiaramente deve migliorare ancora nella fase difensiva, perché è dedito molto più alla propensione, però sta crescendo a vista d'occhio il nostro Marcelo, il nostro Franco Algerino. E, altre notizie di mercato potrebbero riguardare il centrocampo con Maestro della Spal in zona tre quarti e nella mediana di centrocampo si fa il nome ancora di Mamadou Koulibaly della Salernitana che dovrebbe essere in uscita. Il mister si è soffermato anche su quello che potrebbe naturalmente essere l'atteggiamento della squadra di qui in avanti. Aspettiamo la fine ovviamente del mercato per trarre dei bilanci, delle conclusioni a rosa completata. Anche perché ci saranno ovviamente delle uscite, mi vengono in mente Schindler, come ho detto prima, Perrotta, lo stesso Del Rico e qualcun altro, insomma, che potrebbe inaspettatamente uscire in questa ultima settimana che ci separa dal gong finale del calciomercato. Quindi la preparazione della partita e le parole che ci sono state in conferenza da parte del mister Cremonese e Bari naturalmente non potevano riguardare oltre che l'avversario, ma in gran parte quello che succederà o è successo da qui in avanti per quanto riguarda appunto la campagna trasferimenti che prende ancora più sostanza nelle argomentazioni, nelle discussioni, perché comunque ci separano, come ho detto prima, 6-7 giorni alla chiusura e tutto ancora può accadere, tutto comunque nelle mani del DS Polito. Speranzosi comunque di uscire dallo stadio Zini con un risultato a noi favorevole, anche se con varie defezioni nella rosa. Detto questo, ragazzi, io vi saluto, vi esorto come sempre ad iscrivervi al canale, lasciare un like, attivate la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su ogni contenuto nuovo che uscirà sul canale qui di Angelo, di Barba Biancorossa, e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, cosa vorreste appunto tra tutti questi nomi che si fanno di mercato e la vostra previsione per la partita allo stadio Zini di sabato sera alle 20:30. Sempre Ale la Balale e un saluto a tutti quanti voi. Ci vediamo per il post partita, ovviamente video a caldo. Ciao!